Ragazzi, siamo giunti alla fine. Siamo giunti alla fine, siamo in fondissimo a questo gioco. Ci troviamo a Monte Rigioni con 30 pagine del codice. Guardiamo i progressi. Siamo al 98,59%. Non riesco ad arrivare al 100% di collezioni completate. La villa non capisco perché. Nonostante abbia comprato tutti i quadri, tutti gli armamenti, tutto quanto. Io penso che il gioco da questa parte sia anche un pochino clemente perché... Ragazzi, io in questo gioco ho fatto veramente tutto, tutto quello che c'era da fare. Ho recuperato le pagine del codice prima del dovuto, perché di solito se ti mancava qualche pagina prima dell'ultima missione ti mandava in giro a cercarle. Io invece ho recuperato tutto per tempo, 30 pagine recuperate, decodificate da Leonardo, quadri di salute presi e quindi non so più cosa, come fare per ottenere cose. Adesso voglio ottenere il 100%, almeno avvicinarmici il più possibile e chiudere questo capitolo per poi passare ovviamente ad Assassin's Creed Brotherhood. Non ci sono filmatini tipo Embers, quelle altre cose, lineage nel mezzo. Questa volta andiamo belli dritti verso il prossimo capitolo. Raccolgo anche l'ultima rendita, che probabilmente forse anche la penultima perché l'ultima missione è molto lunga. Vedo se riusciamo ad arrivare, ma non credo, 800.000. E poi faremo la classifica dei guadagni, considerato che in Assassin's Creed 1 non ci sono i denari. Zio Mario, dica. Zio, è il momento. Portiamo a termine quello che voi e mio padre iniziaste tanti anni fa. Certo. A termine è un parolone, eh? Possiamo finalmente dare un senso alla profezia e porre fine a qualunque cosa stia tramando lo spagnolo. Spagnolo! Iniziare localizzando la cripta. Le pagine del codice ci guideranno. Vediamo. La X segna il posto. Ah, ok. Adesso ho capito. Abbiamo collocato le altre pagine e allora... 98%. Gioco, spiegami per favore questa cosa. Perché io non capire. Veramente, io non capisco. Allora, c'è da formare la mappa del mondo. Vabbè, mi pare abbastanza easy, ragazzi. Tanto va formato il bordo. Adesso mi vergogno a dirlo, ma purtroppo è la verità. La prima volta che l'ho fatto, ho guardato su YouTube come si faceva. Ma adesso sono un bambino cresciuto e quindi un po' di senso di logica mi è venuto. Allora, qua siamo a posto. Qua io la vedo così. Qua così va bene. Ricordo, è la mappa del mondo, quindi è anche, diciamo, abbastanza easy. Basta solo pensare a come è fatto il mondo, anche se comunque è il mondo antico. Ok. Sì. Sì. Buono. Track. Interagiamo la mela. Dimmi che la mela fa il 100%. Per forza. Ma è una mappa del mondo intero. Però qui ci sono delle terre che non esistono. Pare che invece esistano. Immagino debbano essere ancora scoperte o riscoperte. Com'è possibile? Forse la cripta custodisce la risposta. Riesci a capire dov'è?
No, non può essere. La cripta. Sembra che la cripta sia a Roma. Non portarti la mela con te, cioè, tanto lo farà lo stesso. Ora capisco. Non ha ottenuto solo l'accesso alla cripta, ma anche al bastone. Quale bastone? È vero. Il codice parlava sempre di due chiavi, due frutti dell'Eden, necessari per aprire la cripta. Uno è la mela. E l'altro è il bastone. Lo scettro papale è il secondo frutto dell'Eden. Per anni, no, per decadi, abbiamo cercato queste risposte. E ora finalmente le abbiamo. Ma forse anche lo spagnolo. Beh, se è così, se entrasse nella cripta, ciò che c'è lì dentro è mille volte più potente persino della mela. Devo andare a Roma e trovare la cripta. E voi che cosa farete? Faremo ciò che ci riesce meglio. Creeremo disordine in città, permettendoti di agire in distanza. Grande Bartolomeo, lui è sempre il top. Fammi sapere quando sei pronto, nipote. Settemila fiorini. Sti cazzi. Non c'è rendita da prendere. Buongiorno. Che poi buongiorno, ma lui è questo architetto è qui, ma non ha arte né parte perché c'è tutto restaurato. Io devo ancora capire dove sia il problema. Ditemi voi. Collezione completata 98%. Boh, mancherà un quadro, qualcosa, non lo so. Comunque siamo pronti per partire per Roma.